Signore e signori, buonasera. Chi vi saluta è Claudio Saltarelli e questa sera per la rubrica Venerdì in Alta Terra di Lavoro, organizzata dall'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro e l'Associazione delle Tre Torri, parleremo, come al solito, di storia. Ma questa volta faremo un passo indietro di quasi 2 secoli, anzi, oltre 2 secoli, per esattezza alla fine del XVIII secolo. E parleremo delle insorgenze antigiacobine, antirivoluzionarie, che sono accadute nel Regno di Napoli, ma con più precisione nelle province abruzzese, tra il Cicolano e l'Aquilano. Come nostro solito, prima di presentare gli illustri ospiti, presentiamo una brevissima clip molto molto interessante. Virgalite, fraternite. Sanctum ergo sacramentum, e questo breve filmato che avete appena visto è tratto dal film Leoni di Vetro, un film fatto dalla Regione Veneto che parla del risorgimento, ma partendo dall'insorgenza del 99, anzi dal triennio dell'insorgenza dal 97 al 99 compreso. Le divise dei soldati che avete visto nel video sono le divise dell'esercito francese giacobino, che nel triennio del 97 al 99 arrivò nella penisola italica saccheggiando e ammazzando per poter risolvere in maniera con la forza la grave crisi economica e finanziaria in cui versava la Francia dopo la rivoluzione francese, perché noi nessuno sa che dopo la rivoluzione francese per un decennio la Francia era letteralmente alla bancarotta. E cosa fecero i francesi? Cercarono di risolvere il problema andando a saccheggiare e a derubare i territori che stavano più vicino a ad essa, e quello più ricco, che era la penisola italica. Noi oggi abbiamo la Repubblica Italiana che si basa sui valori della Costituzione francese. Peccato che mancano di dirci l'altro aspetto della Costituzione francese, in che modo loro la esportavano e in che modo loro esportavano i diritti dell'uomo e i valori secondo il loro punto di vista. Qui parliamo del 99, che è stato veramente uno scontro di civiltà tra un mondo che
che cercava di difendersi degli attacchi del nuovo che avanzava, ed era il mondo tradizionale, quello che già dai tempi della Magna Grecia l'impero romano andava avanti, basato sulle consuetudini all'impero, e il nuovo che avanzava, che si basava soprattutto sull'intelligenza, sui lumi, e su un pensiero gnostico che negava la rivelazione e pensava e pensa tuttora che la vera rivelazione è la ragione, è l'intelletto. Però oggi parleremo di quello che accade nel regno di Napoli. I francesi, dopo che avevano saccheggiato il centro nord Italia, si apprestavano ad entrare nel regno di Napoli, il ricchissimo regno di Napoli. E da dove iniziava? Iniziava dagli Abruzzi. Dal Cicolano, dagli Abruzzi. Oggi il Cicolano non è altro che la provincia di Rieti, però c'è da dire che a quel tempo faceva parte del mondo dei territori degli Abruzzi. E qui gli ospiti che ci accompagneranno in questa chiacchierata vengono sia dal Cicolano, come Luciano Salvatore Bonvente, che per la seconda volta ci accompagna in questo percorso storico, e dall'Aquilano, diciamo, torno in parte, che tra l'altro confina proprio con Pescolocchiano, dove risiede Luciano, con Pasquale Di Prospero, con cui già abbiamo avuto modo di fare un convegno in presenza qualche anno fa, parlando proprio del 1799, a casa sua, attorno in parte. E quindi per noi questa sera avere tutti e due insieme è veramente un onore e un piacere. Luciano, come va? Tutto bene? Sì, tutto bene, grazie. Buonasera a tutti, grazie Claudio e all'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro per l'invito a parlare dei fatti del 1799 nel allora Abruzzo Ulteriore Secondo. Grazie. Grazie per la precisazione. Io sai che non sono uno storico, quindi molte volte mi sfuggono no. I termini più esatti. E adesso passiamo a Pasquale Di Prospero. Buonasera Claudio, ti ringrazio anch'io per questo invito, per questa opportunità. Nell'occasione tu hai richiamato l'incontro che abbiamo fatto bellissimo, dove abbiamo presentato il libro di Domenico Petromassi, contemporaneo ai fatti di cui dovremo parlare. Fu molto apprezzata questo convegno, perché in quel libro tra l'altro si parlava anche del mio comunello piccolissimo, ma si parlava di questo grande personaggio che è stato Giovanni Salomone. Posso dire Pasquale che quel convegno è stato veramente eccellente, sia per il clima, che eravamo a metà luglio, a fine luglio, quindi all'aperto, sì. Ma poi fu di altissimo livello, non soltanto per i relatori Pasquale Di Prospero, ma anche Fernando Riccardi, ma anche per il pubblico, era numeroso, ma era anche attento, devo dire, colto. E infatti ce ne siamo accorti alla fine, perché ci riempirono di domande anche particolari. Fu veramente un bellissimo pomeriggio. Bene, allora passiamo subito alle danze, come si suol dire. Cominciamo con Pasquale, perché bisognerà partire dal 1798, quando nel 16 dicembre i francesi invasero l'Aquila. Prego Pasquale. Sì, grazie. Allora, diciamo che qui io, nelle carte di archivio che ho trovato tutta una serie di iniziative. Tra l'altro Ferdinando IV di Borbone aveva fatto una visita da noi, proprio per noi stiamo ai confini, alla frontiera del regno, quindi bisognava in qualche modo, le minacce erano in corso, e quindi è andato di persona il re a verificare lo stato della frontiera, e quindi tutta quella parte della montagna, come viene chiamata, con il centro più importante, lì in effetti i centri sono Leonessa, Cumuli, diciamo il Reatino, fino a Città Ducale, e poi il centro più importante ovviamente è l'Aquila, la città molto importante, munita di mura possenti e così via, quindi è venuto di persona a instaurare quel clima di difesa e di orgoglio, perché le minacce erano imminenti. E quindi già dal 96 hanno cominciato a,
diciamo, a fare i cosiddetti allistamenti, cercare le risorse per far fronte, le risorse inteso in termini di vetture, muri, cavalcanti, eccetera, tutte queste cose che servono, e munizioni per far fronte alle minacce che venivano da Oltralpe, diciamo così. Il 98, diciamo già nel 98, ecco, facciamo un salto direttamente al 98, quando diciamo da Roma, diciamo così, il giorno già più importante per noi, perché poi si è concretizzata questa minaccia, è stato già l'8 di dicembre, quando da noi arriva un proclama, il proclama del re Ferdinando IV. Con questo proclama, in qualche modo viene reso concreto questa minaccia, e lui diceva, va a toccare, come dire, un registro molto importante degli abruzzesi. Cioè, cari abruzzesi, ricordate che siete sanniti, siete voi che in qualche modo, quindi richiamo ai sanniti, le forche caudine, ma anche se vogliamo al discorso poi dell'Aquila stessa, che si è difesa da Braccio da Montone e così via. Quindi sono stati dei passaggi nella storia dell'Aquila, quindi a lui ha voluto in qualche modo toccare questi registri. Ma già il discorso è questo, che poi l'Aquila non era proprio pronta fino in fondo. Gli eserciti, è venuto da Napoli Guevara Labron a organizzare queste poche truppe, così che l'attacco avveniva dalla parte di Città Ducale, diciamo, dalla parte di Città Ducale. E quindi dopo Città Ducale ci sta un ponte sul fiume Velino, il ponte di Santa Margherita, dove normalmente si affrontano sempre, come dire, i nemici del regno. Diciamo, il terrore comincia ad arrivare nella città dell'Aquila, e il camerlengo dell'Aquila, Giovanni Pica, convoca un'assemblea cittadina dentro la cattedrale di San Massimo il 12 di dicembre. Lì i cittadini accorrono, si fa ricorso già comunque alcuni grossi personaggi del patriziato dell'Aquila, avevano fatto un'opera di, come dire, di reperimento di risorse per mettere su delle masse. E il 12, quindi, è chiaro che stanno per arrivare, in fondo si trovano da Città Ducale all'Aquila, stanno passando per Antrotoco, faranno la digressione della Salaria, e arrivare nella piana di Sassa è un attimo, poi tutta una pianura che porta verso l'Aquila. E quindi c'è questa specie di terrore di questi francesi che stanno per arrivare alle porte. Il giorno 16, ecco, il giorno 16 arrivano a ridosso della città, ed ecco che entrano in gioco i cosiddetti giacobini locali, ecco, quelli che li guidavano. Si vede subito che questi giacobini, che praticamente sanno già indicare dove devono andare queste truppe, a razziare, a fare quello che poi hanno fatto e che racconteremo. Comunque, io prima di dire concretamente le cose che hanno fatto, volevo in qualche modo fare un richiamo a questi storici, piccoli storici locali, chiamiamoli così, storici locali, che, ecco, diciamo, tolto quel periodo di storici proprio contemporanei di questi eventi, poi nessuno più ha voluto trattare questi argomenti, almeno gli accademici, i professoroni, no? Non hanno più voluto trattare questi argomenti. E devo dire che grazie a degli storici locali, tipo per esempio Andrea Di Nicola, della zona proprio di Città Ducale, di Leonessa, lui ha studiato, che fa riferimento a un preziosissimo ma anche sconosciuto libretto che viene conservato in un museo domestico privato, diciamo così, a Foligno. Questo piccolo volume, preziosissimo,
fa riferimento, si intitola così: avviso interessantissimo agli italiani sulla sorte che era per dare la Francia alla loro nazione. Il raro opuscolo è in archivio domestico Lolli Benigno di Foligno. Come ha fatto Andrea De Nicola a trovare questo piccolo opuscolo? Perché praticamente è contemporanea a questi fatti, e sapete che cosa dice? Pasquale, potresti ripetere, siccome è un documento molto importante, potresti ripetere di nuovo perché non si è sentito molto bene. Sì, praticamente Andrea De Nicola, questo storico di Città Ducale, in occasione dei 200 anni della ricorrenza del 99, ha dato un contributo alla deputazione di Storia Patria degli Abruzzi, e nel suo articolo, sull'articolo l'ha intitolato così, Fede e immaginario collettivo nelle masse della montagna durante il 1799, e praticamente a un certo punto, durante diciamo, questo pezzo, dice una fama, praticamente fa riferimento a questo opuscolo rarissimo, conservato in un archivio domestico, dove dice la Francia, c'è scritto lì, quelle sono le raccomandazioni e istruzioni date dal direttorio francese all'Armée d'Italie. Ecco, questo è il concetto. Cioè, il direttorio francese dà all'Armée d'Italie alcune istruzioni di comportamento e gli dice le province e le città da sottomettersi abbondano di tutto. Esse vi offrono degli innumerevoli mezzi per ricompensare i pericoli e le fatiche dei soldati della Repubblica, e noi ve ne facciamo un dovere in nome della patria. La Francia, guardate bene, dice, non ha bisogno di braccia forestiere per soggiogare i suoi nemici, ma ella ha bisogno delle ricchezze dei popoli vinti. Cioè, praticamente sono venuti a depredare sostanzialmente, altro che esportare i principi della rivoluzione. Perché dico questa cosa? Perché quando il 16 pomeriggio sono arrivati vicino l'Aquila, qualche giacobino, diciamo così, che li facevano da guida, li hanno portati non all'Aquila, li hanno portati al convento di San Giuliano, subito a depredare la teca dell'urna del Beato Vincenzo, uno dei santi più diciamo venerati all'Aquila. Quindi nel convento di San Giuliano lì hanno subito, come dire, gettato la maschera e mostrato la loro vera natura. Hanno rotto questa teca, hanno preso l'argento, poi da lì sono andati verso l'Aquila. All'Aquila ovviamente hanno fatto finta che la città non si arrendesse, perché praticamente volevano che la città si arrendesse formalmente, diciamo così. Invece il camerlengo, il preside, il caporuote, il cassiere, l'uditore, tutti quanti, insomma, si stavano organizzando per scappare e hanno lasciato la porta chiusa. Questi hanno detto non hanno aperto alle nostre richieste, quindi 36.000 ducati di penalità, ecco, diciamo così, contribuzione di guerra, perché la città non si è, come dire, offerta all'invasore. E questo è un quindi grande, come dire, elogio a questo Andrea De Nicola, che sicuramente Luciano Bonvendri lo conosce, che è delle zone del Reatino. Quindi Pasquale possiamo dire che effettivamente la mia premessa iniziale è confermata dalle tue parole. Quelli tutti avevano voglia, tranne che di esportare democrazia, no, a quel tempo si parlava di rivoluzione, dei valori della Carta dei diritti dell'uomo, libertà, fraternità e fratellanza. E a questo che ci ha detto è un documento molto 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 importante. E sì. Questi sono storici che praticamente non hanno nessuno spazio come voi. Claudio, non solo, visto per concludere questo tipo di argomento, perché poi non solo lui, ma anche altri storici, per esempio quello che attualmente poi è diventato il presidente della Deputazione di Storia Patria, ma non è un accademico, diciamo così, non è uno storico di mestiere, è Fabrizio Marinelli, che praticamente anche lui nel 1977 ha tirato fuori, come l'ha trovato non lo so, da un archivio privato pure dell'Aquila, dei De Nardis, ha tirato fuori una relazione tipo quella di Giovanni Salomone, che comunque
gli somiglia molto, ma è una conferma una dell'altra, a firma di un certo Giuseppe Chimenez, che è praticamente lui, questo Chimenez, voglio leggere un passaggio, ma a grande velocità, merita perciò essere esposta al pubblico una distinta relazione con quella sincerità e semplicità dei fatti come sono seguiti, recando veramente stupore e meraviglia. Ecco, recando veramente stupore e meraviglia che un picciol numero di gente rozza ed inesperta nell'arte militare, senza forze, senza armi e provvigioni di ogni genere, abbia coraggiosamente sostenuto continui attacchi e potuto non meno resistere, ma debellare l'orgoglio di una nazione seducente ed irreligiosa, e molto più merita di rendersi nota, già che la totale espulsione e distruzione dei francesi annidati in quella provincia non ha potuto essere che opera della suprema mano, eppure effetto, eccetera. Insomma, voglio dire, questi documenti, anche questo, rimette al centro di questa insorgenza la capacità delle, lui li chiama, diciamo, gente rozza, ma rozza nel senso che non sono nobili, patrizi, eccetera. Ma questo è Fabrizio Marinelli. Un altro storico, ma pure uno storico locale, di Arischia, la patria, diciamo, di Salomone, non la patria, diciamo, dove Salomone lavorava, diciamo così. Questo si chiama, lo stesso, ha fatto un intervento della deputazione abruzzese di Storia Patria, e Abramo Colageo, storico locale, anche lui un, diciamo così, un dilettante come me della storia, che praticamente parla di, è andata a leggere, caro Claudio, i necrologi della chiesa della parrocchia di Arischia, il necrologio, e praticamente ha scoperto, ecco sono le fotocopie, che il giorno 15 gennaio del 99 i francesi hanno ucciso ad Arischia 12 persone, quindi ci sono nomi e tutto. E poi il 3 aprile 22 persone. Questo non si sapeva. Ecco, grazie a uno storico così, come umile, come Abramo Colageo, noi, che è andato a leggere il necrologio della parrocchia, ha tirato fuori tutte queste persone. Cioè, come dire, Pasquale, qui dovremmo stare una giornata intera a sentire tutte le notizie importanti e inedite che ci stai dando, però siccome anche Luciano ha notizie molto molto importanti, a lui cominciamo a fare una domanda, soprattutto su come si erano organizzate le masse e gli insorgenti, soprattutto grazie a un abate Micarelli del Cigolano. Sì, allora, sì, dunque, innanzitutto mi voglio collegare anche a quanto diceva Pasquale per quanto riguarda gli storici locali, che sono a livello di fonti bibliografiche la principale fonte di informazione che abbiamo a disposizione. Quindi ricordiamo per il Cigolano in primo luogo Domenico Luggini, lo studio del 1907, veramente una cosa a tutt'oggi ineguagliata per quanto riguarda il territorio del Cigolano. Domenico Luggini, Memorie storiche della regione Guicola, ora Cigolano, che per primo ha trattato delle masse insorgenti del Cigolano del 1799. E poi altri storici locali che hanno trattato delle masse abruzzesi, oltre ad Andrea Di Nicola, compianto Andrea De Nicola, che è più o meno noi contemporaneo, già ai primi del Novecento ci sono stati Vincenzo Moscardi e Luigi Rivera, anche da citare, che sono stati importanti. Allora, noi, il compito nostro oggi è quello di arricchire, se possibile, la ricerca con altre fonti d'archivio o al limite fonti bibliografiche inedite e magari manoscritti, e anche trarre un po' le fila e mettere insieme i pezzi della vicenda di quello che, e magari commentare quello che accadde. Allora, alla fine del 1798 ci fu di fatto un'invasione militare da parte di un esercito straniero del Regno di Napoli. Questo è il dato di fatto. Ora, al di là delle idealità che si potevano portare a meno, è un esercito straniero che di punto in bianco, senza nessuna provocazione, senza nessuna ragione, prende e invade uno Stato legittimo sovrano.
quale era il Regno di Napoli e quale era Ferdinando IV, re di Napoli per l'appunto. A questa invasione militare violenta si contrappone un'insorgenza popolare che praticamente coinvolge la totalità dei paesi e delle popolazioni dell'Abruzzo aquilano e dell'Abruzzo Ulteriore Secondo e anche del restante Abruzzo, anche del Chiatino, del Teramano, un'insurrezione di massa spontanea. Per quale motivo spontanea? Perché a differenza di quello che accadde, per esempio, in Calabria con le masse sanpedriste del cardinale Ruffo, in questo caso gli abruzzesi furono in qualche modo costretti a difendersi proprio dal fatto che vennero a diretto contatto con il nemico e che stava per entrare nelle loro case proprio. Quindi e per questo fu una insorgenza spontanea e popolare. E crearono, e questo è il caso di dirlo, di richiamare l'attenzione, perché noi le chiamiamo masse, ma per massa era un termine ben preciso, quindi è importante anche focalizzare l'attenzione su questa terminologia. Era una parola con la quale al tempo si individuava un'unità militare di resistenza spontanea. La massa veniva chiamata così e bisogna anche da un punto, fare storia militare in questo caso, vedere le modalità di arruolamento, come si formavano le masse. Le masse si basavano su una modalità di arruolamento che era una modalità comunitaria, ossia il Regno di Napoli era suddiviso in università, universitas civium, cioè l'insieme dei cittadini di un determinato territorio, più o meno quello che noi identifichiamo oggi come comuni, erano chiamate le università, che si univano periodicamente in pubblico parlamento tutti i capi famiglia. E su questa base, e sulla base anche della importanza di un'altra istituzione come quella ecclesiastica, ossia le parrocchie locali, le varie università spontaneamente convocarono i pubblici parlamenti e un uomo per famiglia fu in qualche modo chiamato alle armi. In pratica, paradossalmente, questo sistema di arruolamento anticipa e di fatto fa vivere sul campo quello che un domani diventerà l'ideale della nazione armata. Paradossalmente appunto di Garibaldina memoria, però il fatto è che la nazione armata alla fine nel 1799 in Abruzzo fu fatta appunto da uomini che credevano nel binomio trono e altare. E quindi un'insorgenza popolare che aveva anche dei simboli ben precisi. Le campane a stormo, quindi appunto la parrocchia, la chiesa identitaria, la chiesa del luogo con le campane che sono un elemento fondamentale per la comunità, perché sul suono delle campane, il suono delle campane scandiva la quotidianità delle popolazioni rurali e si convocano e quindi le campane a stormo, questo simbolo, le campane che suonano, rintoccano continuamente e chiamano alla radunata gli uomini. E poi anche l'altro simbolo importante, la coccarda rossa, che era il distintivo borbonico che portavano i massisti, quindi una divisa diciamo semplice ma immediata e con un segno di identificazione molto semplice ma appunto molto chiaro. L'altra cosa importante è l'armamento. Essendo una insorgenza popolare, queste masse non erano armate come l'esercito francese che era già da 10 anni sul piede di guerra, si può dire, ma erano armate con gli strumenti contadini, quindi spesso con ronche, con falci e pochissimi con schioppi da caccia. Questo ce lo dicono appunto le fonti d'archivio, che fino ad oggi sono state rinvenute, però contavano su quindi un armamento molto rudimentale, diciamo forse non idoneo a contrastare un esercito organizzato come quello francese, che
negli anni, in quegli anni e anche negli anni a venire, ricordiamolo, conquistò tutta Europa. Ma contavano su un fattore molto importante che è la motivazione, cioè loro combattevano per difendere le proprie case, combattevano per difendere la propria identità, combattevano per difendere la propria religione cattolica. Per questo una leva motivazionale fortissima che portò di fatto le masse insorgenti abruzzesi al successo, perché i francesi occupano L'Aquila, ma il territorio della provincia lo occupano con molta difficoltà. Sono numerosissime le cittadine abruzzesi, Rionessa, Città Ducale, insomma, Borbona, dove l'albero della libertà, che era viceversa il simbolo dei della rivoluzione francese, non venne mai innalzato. Tra queste, tra i luoghi dove appunto i francesi non potevano entrare, ci fu anche il Cigolano. Il Cigolano, che partecipa, che è il territorio costituito dai comuni all'epoca Borgo Collefegato, oggi Borgo Rose, Pescorocchiano, Petrella Salto, Fiamignano. Perché è importante il Cigolano? Perché le masse si organizzano sotto un comandante, che era il generale Giovanni Salomone, e ci fu un giuramento solenne, ecco un altro, in questo caso un evento simbolico, un giuramento solenne con sui Vangeli, quindi a sottolineare proprio la propria fedeltà al trono, la propria fedeltà all'altare, di 70 capimassa di tutta la provincia dell'Aquila. Di questi 70 capimassa, 8 erano provenienti, per fare un esempio, dal comune di Pescorocchiano, cioè dal mio comune, quindi il 10% dei capi, più del 10% dei capimassa che si riunirono a Roglio il 28 febbraio del 1799 erano provenienti dal territorio di Pescorocchiano, quindi un territorio fortemente legittimista. E ci diamo anche i nomi: c'era un sacerdote, Giuseppe Attili di Leofreni, Lorenzo Scarapelli di Colli di Pace, Giovanni Gregori di Campolano, Luigi Bussi di Girgenti, Francesco Durastante di Torre di Taglio, Pompeo Iannini di Poggio San Giovanni, Felice Martinelli di Civitella e Luigi Morelli di Nesce. Ora, perché è importante leggere i nomi? Perché si può vedere che praticamente a ogni capomassa in pratica corrispondeva in realtà una Universitas Civium di quelle che poi qualche anno dopo andarono a costituire il comune di Pescorocchiano così come lo conosciamo oggi. E quindi poi ognuno di questi capimassa ebbe in seguito una storia particolare che sarebbe bello approfondire. Lorenzo Scarapelli divenne un sottufficiale dell'esercito borbonico, ricevette delle onorificenze, cose ad oggi anche mai pubblicate. E Giovanni Gregori divenne comandante della Guardia Civica, che si oppose ai veri briganti che provenivano dallo Stato Pontificio di Gasbarroni dal 1821 al 1824. Luigi Bussi di Girgenti invece ebbe una sorte più sfortunata, perché nel 1807 venne impiccato dai francesi di fronte a casa sua, e tuttora, come abbiamo detto anche l'altra volta, i suoi discendenti ne celebrano la memoria. E questi che cosa hanno fatto però questi capimassa? Tutti questi otto capimassa del comune di Pescorocchiano furono guidati da due sacerdoti in particolare, che erano Don Francesco Fattapposta e l'abbate Vincenzo Micarelli. E che cosa fecero però? Innanzitutto possiamo citare un documento del marchese Giovanni de Torres, che fu un altro impegnato nel respingere l'invasione dei francesi, in un documento manoscritto conservato presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, che dice testualmente: la vallata di Cicoli, con tutto il ripartimento assegnato al marchese de Torres, non ha fatto accostare il nemico, ma lo ha respinto pienamente. Quindi vediamo che cosa ne deduciamo, che le masse del Cigolano e quelle di Pescorocchiano ebbero un grado di combattività fortissimo, proprio appunto
in virtù e a ragione di quella motivazione di cui parlavamo prima. E poi abbiamo anche, in questo caso era un documento manoscritto, e poi abbiamo anche un'altra testimonianza di Luigi Rivera, che scrive che praticamente Pescorocchiano era infatti un paese ostinato a rimanere esente dalla straniera invasione, e le armi popolari si opposero valevolmente al sinistro disegno. Quindi sono due documenti che in maniera molto chiara indicano che le masse popolari riuscirono dal dicembre 1798 poi alla primavera, per tutto il periodo in cui nel frattempo i francesi stettero all'Aquila, ad impedire che i francesi innalzassero l'albero della libertà nel Cicolano. Nel frattempo non solo ebbero una funzione difensiva, ma contrattaccarono, perché le masse del Cicolano contribuirono in maniera preponderante ad assediare, a liberare l'Aquila dai francesi. Ma poi non solo, una volta dopo la ritirata, di cui parleremo dopo, continuarono a combattere contro i francesi in scontri successivi. Quindi, Luciano, possiamo dire che nel Regno di Napoli c'è stata la prima resistenza popolare della storia. Quello che vado dicendo da tempo, che fu anche saltata da Giuseppe Mazzini, fu la prima resistenza popolare nella storia dell'umanità contro un esercito invasore. E quindi ecco perché non voglio parlare del 99, perché il 99 è una materia troppo scottante per tutti. Bene, allora adesso, dopo aver ascoltato, ci sarebbe da dovremmo farti ogni passaggio, come prima per Pasquale, dovrei farti una domanda, ma non è possibile, sennò finiremo domani mattina. Poi in altri punti ci organizzeremo per poter parlare di altro, e soprattutto ci appunteremo alcune cose che ci hai detto in maniera molto molto dettagliata, per poter fare in futuro delle altre puntate dedicate a queste vicende storiche. Pasquale, adesso con te di che cosa parliamo? Parliamo del marzo del 99, con i fatti di San Bernardino, il miracolo, gli insorgenti, le masse che riprendono la città dell'Aquila, e anche il miracolo. Quindi, Pasquale, raccontici quello che accade nel marzo del 99. Va benissimo. Quindi, riagganciandomi a quando ha detto Luciano della famosa riunione di Roio del 28 di febbraio del 1799, dove in qualche modo quella riunione è servita a togliere una specie di dualismo tra l'abate Micarelli e Giovanni Salomone. E in effetti poi i 70 massisti, chiamiamoli col capi massa, a un certo punto hanno in qualche modo acclamato Giovanni Salomone, e l'atto è stato registrato, fu rogato da un notaio di Rocca di Mezzo, Sante Scoccia, e questo, da questo atto in poi, dal 28, subito sono diventati operativi, cioè il capo massa, il generale supremo delle masse, Giovanni Salomone, si è subito organizzato, è diventato subito operativo, nel senso che già dal 3 di marzo ha organizzato l'attacco alla città, servendosi giustamente il suo braccio destro, che era l'abate Micarelli, che guidava le truppe del Cicolano, i tre quarti, delle truppe del Cicolano, perché un quarto era guidato da Colasi. Allora, che cosa hanno fatto? Il D-Day, il giorno dell'attacco alla città, è stato la notte del 3 di marzo. Giovanni Salomone aveva in qualche modo organizzato 5 squadre e i punti di attacco erano la porta della Rivera, dalla parte quindi occidentale della città, porta Bazzano, e l'abate Micarelli, il più audace con le sue masse del Cicolano, praticamente sono andati lungo via Strinella, che è una strada parallela alle mura, il punto più vicino per San Bernardino, la zona di San Bernardino, vicino al castello ovviamente. Lì la notte
sono guidati dall'abate Micarelli, hanno fatto un foro nelle mura e con una scala a pioli sono riusciti ad entrare. Ovviamente devono aver fatto un po' di rumore perché le sentinelle, i francesi, sugli spalti del castello hanno sentito, sono accorsi, ma nel frattempo sono entrate tantissime masse diciamo, dalle mura. E c'è stato degli scontri proprio in Piazza del Teatro e davanti alla Basilica di San Bernardino. Però sono quindi diciamo poi è stato dato il tempo alle altre masse di entrare da Porta Rivera, da Porta Bazzano. Da Porta Bazzano le comandava Salomone, da Porta Rivera erano questi di Coppito, Mari e Mevi della zona della Terno, Alta Valle della Terno. Insomma, sono riusciti a far, come dire, rintanare nel castello i francesi, le truppe francesi. Comunque, qual era il piano d'attacco? Era questo, nel senso che faceva questo conto Giovanni Salomone. Erano 70 capi massa che mi hanno acclamato. Ognuno di questi basta che porta una trentina di insorgenti, 3 per 7, 21, 2000, almeno 2000 persone. Loro sono 400 i francesi, anche se hanno i cannoni e c'è il castello. Comunque, l'azione è stata audacissima e sono riusciti a riportare i francesi dentro il castello. Quindi la città è stata ripresa. La prima cosa, insomma, si è rientervenuti sulla cosiddetta municipalità, cioè nel senso che i francesi, appena entrati in città, la prima cosa che hanno fatto, hanno cambiato la Camera, come si dice in quel caso, il governo, l'autogoverno della città, hanno tolto le persone più fedeli alla corona e hanno messo i giacobini sostanzialmente, quelli che in effetti poi vedere i nomi, Micheletti, Ciampella, eccetera, sono i nomi che ricorrono poi nelle usurpazioni dei demani, sono quelle persone che hanno tolto terreni di tutti, della collettività, per usi usurpatori, diciamo così, ecco. La faccia della libertà, La faccia del fratellanza ecco. e uguaglianza. Ma facciamo così per sdrammatizzare, Claudio. Come sappiamo che il popolo napoletano è molto fantasioso e creativo, e loro dicevano liberté, égalité, tu arroba a me, io arroba a te, no? Quindi era questo il discorso. Questi erano tutti usurpatori dei demani. Vittorio Ciampella, questi qui avevano tolto montagne intere. Micheletti aveva venduto, era un confcolliere di Chiarino, aveva venduto la montagna ai cappelli e lì, diciamo, intere comunità come quella di Arischia esercitavano gli usi civici. Insomma, ecco, quindi erano usurpatori che poi sono stati i giacobini, quelli che hanno creato le condizioni per l'ingresso dei francesi. Ecco, questo è il concetto. Come diceva qualcuno, poi già la storia si è ripetuta anche nel 60, eccetera, 1860. Gli italiani si sono conosciuti proprio guardandosi dal mirino, come si dice, no? Perché a guidare le truppe di invasione erano sempre degli italiani, purtroppo. Italiani brava gente. Italiani brava gente e soprattutto diremmo liberali e borghesi brava gente, come ha detto Lo Gennaro sappiamo ancora. Incannato. Sì, ma la cosa che Borghesi e brava sconvolge gente. oggi, Pasquale, Allora. la cosa che sconvolge oggi è che ci sono politici, partiti politici che si definiscono di estrazione popolare, progressisti, che adesso praticamente appoggiano quelli che loro hanno sempre combattuto, liberali e galantuomini. Il popolo che invece combatté e morì per difendere la nazione, la patria napoletana, sono quelli che erano superstiziosi, non capivano nulla, non riuscivano a comprendere i venti di cambiamento. Comunque, parlaci del miracolo di San Bernardino. Sì, diciamo poi, diciamo proprio in questo periodo, il periodo che è 3 marzo, diciamo 23 marzo, ecco, 20 giorni di governo di Salomone sostanzialmente, quindi diciamo recuperato la città alla corona. Il 10 di marzo, praticamente questi sono stati costretti a stare chiusi nel castello, ma ogni tanto erano costretti anche magari ad uscire per procacciarsi un po' di fieno, di vettovagliamenti, eccetera. E
e veniva comunque inseguiti e richiusi nel castello. Il giorno 10, il pomeriggio del giorno 10, praticamente c'era un clima verso le 18, le ore 18 del giorno 10 di marzo, a un certo punto è stata vista la figura di San Bernardino da Siena, il santo protettore dell'Aquila. È stato visto volteggiare e girare intorno alla cupola di San Bernardino. E questa cosa, insomma, ha creato stupore, meraviglia, e tutta la città a guardare questo, mentre i francesi, tra l'altro, dagli spalti cannoneggiavano la folla che stava vedendo questo miracolo. Ecco. Poi il discorso del miracolo, poi ci ritorniamo. Insomma, grossi personaggi di grande credibilità. Credibilità. Ci fu la strage dei monaci a San Bernardino. Questo sì, diciamo, la strage, questa è stata proprio il giorno 23-24, che poi è stato il sabato santo e Pasqua, e lì è finito, perché praticamente si conclude in modo tragico questo governo di 20 giorni delle masse, e tragicamente si conclude il 23 e 24, 25 e poi il 26 ripartono, e lì poi interviene Luciano su questa cosa qui, perché ho sentito che voleva ritornare su questo argomento. E praticamente che cosa è avvenuto? Insomma, noi sappiamo che l'Aquila ha quattro santi protettori: San Celestino V, il famoso Celestino V, San Bernardino da Siena, poi San Massimo, al quale è intitolato la cattedrale dell'Aquila, e Sant'Eutizio o Equizio, quattro, diciamo, santi protettori. San Bernardino è quello più, come dire, venerato e diffuso il culto, nel senso che non c'è portale delle case dell'Aquila, ma anche del circondario, anche del Cicolano, eccetera, dove non sia il monogramma di San Bernardino, IHS, no? Tantissime persone si chiamano Bernardino, cioè Berardino noi diciamo, però è Bernardino, quindi il culto è molto molto sentito, insomma, la figura di questo santo. La basilica voluta da San Giovanni da Capestrano, perché che era amico, diciamo, anche più giovane di San Bernardino, questa chiesa voluta dal popolo perché San Bernardino era un predicatore famosissimo, di grandi capacità oratorie, ma di grande esempio. E San Giovanni da Capestrano, il suo braccio destro, quando poi è morto San Bernardino, quando è morto il 20 di maggio del 1444, la città, dietro la spinta proprio di San Giovanni da Capestrano, ha cercato di intanto mantenere le spoglie del santo, perché venivano rivendicate anche dalla sua patria di nascita, da Pisa, da Siena. E quindi questa basilica, che in fondo ha rappresentato il punto massimo sia dello sviluppo dell'Aquila, perché in il 400 d'oro, come si chiama, è stato un secolo d'oro dell'Aquila, però diciamo c'è stata una partecipazione dei monarchi, di grandi personaggi. Poi l'Aquila, che basava tutta la sua economia sullo zafferano, sulla lana, non ha avuto difficoltà a fare una grandissima basilica, grandissima chiesa, molto bella, che tra l'altro la facciata, che poi è stata fatta da Cola di Amatrice, progettata da Cola dell'Amatrice, è resistita a tutti quanti i terremoti. Questa è una cosa eccezionale. Comunque, ritorniamo, quindi volevo dire, è molto molto sentito il culto di questo santo, e quindi è stato interpretato questa figura di San Bernardino con una fascia rossa che volteggiava sulla cupola della chiesa, stiamo parlando del 10 marzo del 99, si è gridato al miracolo, come si dice. Ma anche gli storici, quelli più scettici su queste cose, su questi eventi soprannaturali, in fondo dicono: ma se questo fatto è stato
sancito e rogato, ecco, da un atto notarile, il notaio più importante dell'Aquila, sia prima che dopo, Zampetti, qualcosa deve essere successo, cioè nessuno si sente, nemmeno tra i più scettici, più, come dire, freddi rispetto a queste cose, di escludere un qualcosa di soprannaturale che sia avvenuto. Ecco il discorso del miracolo. Mentre invece, poi, per concludere il discorso del sabato santo e della Pasqua, è successo che, Luciano lo può anche confermare, che è molto sentita il discorso della Pasqua, del sabato santo, della festività della Pasqua. Tra l'altro stava in arrivo delle truppe di rinforzo da Rieti e dalla Marsica, per cui diciamo che così molte masse comunque si stavano allontanando dalla città e c'è stata l'irruzione di queste masse che, unite a quelle che sono uscite dal castello, il sabato santo nella chiesa e anche la domenica mattina, il Pasqua mattina, hanno trucidato, ecco la parola giusta, 27 frati, tutti quelli che hanno incontrato sostanzialmente, e 22 insorgenti. Uno di questi, insorgente del mio paese proprio, mentre anche un frate, uno di questi 27 frati, tra l'altro si chiamava Pasquale da Tornimparte, come me. E tutti quelli che si sono salvati perché si sono nascosti o dietro le canne dell'organo, perché sono saliti sulla cupola, eccetera. Questa è stata, ma la cosa più grave in assoluto è che hanno violato, diciamo così, l'urna di San Bernardino per prendere l'argento. E se adesso uno va a fare, per dire, la tacchia al santo, troverà il cranio fracassato. Questa cosa è stata davvero una ferita così, agli aquilani, perché intanto cioè profanare così un simbolo così importante ha creato poi le condizioni per una vendetta di quelle terrificanti, tanto che poi il direttorio della Francia decise di cancellare dalla faccia della terra la cittadina di Borgovelino, no? Dove è avvenuto il massimo della vendetta, dove si è esplicata al massimo. Quindi San Bernardino è un simbolo molto importante. Io raccontavo, se ricordi, Claudio, nel convegno, ci sono lungo la via, diciamo, dove sono stati poi inseguiti i francesi fino verso che loro dovevano recuperare Rieti, diciamo così, andare verso Rieti e quindi poi verso Roma, tutta la salita di Sella di Corno, Rocca di Corno. Ecco, se uno va a Vigliano, dove comincia la salita, ci sta una piccola cappella con fiori sempre freschi per San Bernardino. Insomma, San Bernardino è molto sentito come santo, Bene, questo. Pasquale. Dimmi, Pasquale, Claudio. adesso dobbiamo ascoltare da Luciano la ritirata. La ritirata, i fatti di Antrodogo, ma poi so che Luciano, anche lui ci dirà qualcosa su un altro miracolo. Quindi la parola a te, Luciano. Appunto, mi aggancio subito al discorso del miracolo, perché sono fattori importanti, perché sono la testimonianza della fede e dell'immaginario collettivo che permeava le masse insorgenti nel 1799, la fede religiosa. Siamo nel periodo della Quaresima, diciamo il 28 febbraio 1799, c'è cioè il giuramento e la Quaresima si era quasi a metà Quaresima. E si va verso la Pasqua, quindi le masse combattono in questo periodo. E è da rilevare che alcuni avvenimenti, diciamo particolarmente efferati, compiuti dai francesi, appunto come quello che ha descritto Pasquale, avvengono proprio in concomitanza con le feste religiose principali. Ce n'è un altro che riguarda la cittadina di Città Ducale,
che si svolge la Domenica delle Palme, che fu il 17 marzo del 1799, quando vengono trucidate 8 persone di Città Ducale, tra i quali anche un frate minore di circa 80 anni, prelevato a viva forza dal convento di San Francesco e fucilato. Il frate si chiamava padre Antonio Baglioni. Quindi questo è un altro episodio, quindi abbiamo la Domenica delle Palme, Pasqua, e insomma tutto il periodo che è attraversato diventa un periodo veramente di martirio per le popolazioni abruzzese, che veramente devono portare la croce dell'invasione militare francese. E come cercano di sopportare questo periodo difficile? Ricorrendo alla fede in quello che più gli è immediato, di più ai quali spontaneamente si affidano, appunto all'Aquila San Bernardino. E abbiamo a Borbona, e qui anche siamo debitori per le ricerche ad Andrea Di Nicola, e alla Madonna di Borbona, alla quale si affidano per chiedere la grazia di non venire invasi dai francesi, e la Madonna esaudisce questa grazia a Borbona, ed anche gli chiedono perché già c'era appunto l'invasione militare francese, e oltre a questo pare che in quel periodo ci fu anche la siccità. La popolazione di Borbona chiede anche alla Madonna la fine della siccità, e fu accontentata proprio nel maggio del 1799 con un temporale che pone fine a quel periodo negativo. E poi ancora di più a Leonessa, dove avvengono nel breve periodo di 2-3 mesi 4 miracoli compiuti da San Giuseppe da Leonessa. Nel primo ricorre questo fatto che prende il santo appare a una donna per annunciare che il nemico non metterà mai piede a Leonessa, e questo episodio è narrato anche con versi in ottava rima, di cui sono maestri tutto moltissime persone di Leonessa e di Amatrice, i poeti abbraccio, no? E quindi con una vita del cappuccino San Giuseppe da Leonessa posta in ottava rima, pubblicato nel 1964, appunto viene narrato questo miracolo. E poi con un'apparizione sempre di San Giuseppe da Leonessa, che avviene a Leonessa proprio, e che viene narrata dall'abate Carlo Morelli, e quindi un'apparizione del santo. E poi anche il San Giuseppe da Leonessa protegge anche due massisti, Luigi Manzi, trafitto da un colpo di pistola in bocca, e Lorenzo Zelli, uscito indenni dalle esplosioni delle polvere, che a lui si raccomandano nel pericolo. E infine c'è ancora un altro miracolo, che è quello che si compì nella bettola del Salto del Cecolo vicino a Leonessa, quando i francesi praticamente per opera di San Giuseppe da Leonessa vengono abbacinati da una visione in realtà appunto irreale, cioè dall'apparizione delle masse dei nemici, e quindi sono indotte a scappare, mentre invece non c'era nessuno. Di tutti questi miracoli rimangono anche delle cose ad oggi tangibili, perché c'è un libretto di un oratorio chiamato Il Voto di Jeft, che fu pubblicato anche nel 1800, in cui si musica la festa di San Giuseppe, difensore di Leonessa e generale delle sue armi. E poi ci sono anche gli ex voto appunto di Luigi Manzi e Lorenzo Zelli, scampati alla morte e dipinti dal pittore Venanzio Bisini, che sono conservati nel santuario leonassano di San Giuseppe. E quindi questo per parlare della fede e dell'immaginario collettivo. D'altra parte abbiamo detto che alcuni capimassa erano dei sacerdoti, appunto l'abate Vincenzo Micarelli, che oltre che abate era un dottore in legge, quindi insomma altro che ignoranza in ambo le leggi, come si diceva all'epoca, quindi altro che ignoranza e superstizione. E anche da Don Francesco Fantapposta, che invece è un altro personaggio di Borgo Colle Fegato, identitario interessantissimo. Per quale motivo? Perché
Nel 1799 fu uno dei principali capi massa del Cigolano che si oppose ai francesi e li respinse da Torni in Parte, appunto dal paese di Pasquale, e fu uno dei protagonisti dell'assedio dell'Aquila, ma nel 1800 lo troviamo che si vestiva da pulcinella e quindi sì. Un sacerdote che si veste da pulcinella, che è un emblema della napoletanità, ed è interessante perché appunto è un sacerdote calato nella realtà della sua comunità, anche nelle tradizioni popolari della sua comunità. E poi c'è un altro sacerdote importante che invece appartiene a una famiglia del comune di Pescrocchiano, in particolare della frazione di Pace, che è il vicario generale Marcello Antonini. Il vicario generale Marcello Antonini, anch'egli dottore in legge, era vicario generale da 7 anni. Che cos'era il vicario generale? Il vicario generale era una specie di vescovo di tutti i luoghi in diocesi di Rieti, della diocesi di Rieti, che si trovavano nel regno di Napoli. E quindi in pratica non è che poi doveva chiedere al conte, doveva dare conto al vescovo delle sue azioni, ma in qualche modo era una sua curia diocesana in cui lui svolgeva le sue funzioni come se fosse appunto un secondo vescovo della diocesi di Rieti, di tutte appunto le popolazioni che facevano parte del regno di Napoli. Era Marcello Antonini, e Marcello Antonini fin dal 1794, quindi di solito si pensa dal 1796, mentre invece fin dal 1794, addirittura in precedenza, aveva messo su una milizia composta da persone di Pescorocchiano, tutte con la goccarda rossa, che si erano dichiarate per Ferdinando IV. Ma qual è l'altro fattore importante del vicario generale Marcello Antonini? Che il fratello, che il padre Gianpietro Antonini, scusate, era all'epoca tesoriere generale dei due Abruzzi, quindi in pratica la persona addetta a riscuotere le tasse e per tutto l'Abruzzo aquilano e teramano. Tant'è vero che i suoi due figli, Raimondo Antonini e l'altro Serafino Antonini, che si trovava a Penne, furono coloro che di fatto si opposero a dare ai francesi i conti delle università ed impedirono che i francesi potessero amministrare e quindi riscuotere le risorse economico-finanziarie di tutta la provincia dell'Aquila. E appunto Raimondo fugge dall'Aquila e diventa anch'egli uno dei principali capi massa dell'insorgenza legittimista, e c'è il libretto dove si narra delle gesta delle masse di Salomone, in cui a Gianpietro Antonini, il padre di Raimondo e del vicario Marcello, viene definito fedelissimo al re, e invece Raimondo, e a Raimondo, che era un colonnello, è tributato un pubblico attestato di lode, mentre invece Serafino Antonini, altro fratello di Raimondo e Marcello, e deputato della città di Penne, festeggiò solennemente il ristabilimento del governo regio, tanto da venir ringraziato in agosto direttamente dal primo ministro Acton. Quindi abbiamo una famiglia di Pace di Pescrocchiano che si oppone ai francesi, prima attuando un reclutamento con molto esito e poi organizzando la resistenza sotto vari punti di vista, impedendo ai francesi di amministrare di fatto la provincia dell'Aquila e combattendo da un punto di vista militare. Ricordiamo, per agganciarci sottolineiamo il fatto, per agganciarci a quanto abbiamo detto anche nell'altro incontro sull'Unità d'Italia con l'amico Fernando Riccardi, che Raimondo, Marcello, Serafino Antonini erano i fratelli dell'ambasciatore Emilio Antonini, l'ultimo ambasciatore del Regno delle Due Sicilie a Parigi. Quindi una famiglia, appunto, gli Antonini, che ha sempre dimostrato la sua fedeltà al trono di Napoli e ai Borboni. Un altro personaggio che si oppone in quel periodo ai francesi del Cigolano è il colonnello Tommaso Falconi. E perché è importante anche lui? Di Torre di Taglio, barone di Torre di Taglio, che è un'altra frazione di Pescrocchiano. Perché praticamente combatté anche per liberare i francesi da Rieti, combatté anche a Nerola, a Montelimondo,
e quindi nella campagna romana, questo nei mesi successivi alla ritirata dei francesi. E veniamo alla ritirata dei francesi, dove furono inseguiti dalle masse degli insorgenti. La ritirata avvenne lungo per il solito tragitto dalla quale entravano, quindi da Antrodogo, entrarono di solito gli eserciti invasori del Regno di Napoli e poi delle Due Sicilie, quindi da Città Ducale, Borgovelino, Antrodogo, Rocca di Corno. E in quell'occasione, nel maggio del 1799, il 2 maggio del 1799, giorno dell'Ascensione, quindi una nuova ricorrenza religiosa, le masse di fatto, come ci possiamo figurare, veramente io sono un appassionato di cinema, come un film western, come gli indiani contro la cavalleria americana, assalgono di fatto le truppe francesi in ritirata presso le gole di Antrodogo e Borgovelino e ne fanno strage, tant'è vero che di 3.600 francesi a quanto pare ne sopravvissero solamente 1.000 e infatti molti, ci sono anche i dati dei cadaveri dei soldati francesi sepolti presso il santuario della Madonna delle Grotte presso Antrodogo. E di questa circostanza, di questo scontro che ancora una volta si fissò nell'immaginario collettivo abruzzese, rimane una poesia popolare, quello che è un componimento popolare che proprio per questa sua caratteristica è importante, perché a 220 anni di distanza testimonia quanto quell'evento fu sentito, perché appunto le persone lo misero anche in versi. E allora lo leggiamo, è scritto allora: quando fu all'impredatora o che passo alla malora, quando furono a Vigliano se ne glieno piano piano, quando fu alla colonnella li pigliò la tremarella, quando fu a Rocchegorno circondati intorno intorno, quando furono alle Rutti glieno fatti vaci tutti, quando furono a Antrogo ogni montagna fece a fuoco e quando furono agli Uborghitto gli vietteno l'olio fritto. Allora, perché è importante questa poesia popolare? In primo luogo perché sicuramente è scritta non da un letterato, ma da una persona che comunque condivideva col popolo l'immaginario collettivo, perché cita l'impredatore, Vigliano, Colonnella, Rocchegorno, quindi conosceva benissimo il territorio. E perché anche crea anche in qualche modo delle figure poetiche intorno a questo scontro, quando dice Antrogo ogni montagna fece a fuoco, quindi insomma veramente riesce a farci immaginare la vivacità dello scontro ed anche gli effetti, appunto, quando furono tutti gli hanno fatti vaci tutti, un'espressione dialettale, gli hanno fatti vaci tutti per dire che l'avevano uccisi quasi tutti. E credo che sia uno degli esempi di poesia dialettale popolare politica, perché in questo caso si tratta anche di una ha una valenza anche politica più alti, che fa il paio con l'altra poesia popolare del 1799 diventata molto nota per altri motivi, che è quella che, da cui il maestro De Simone ha preso spunto per scrivere il canto dei Sanfedisti, che in realtà, come ha raccontato Benedetto Croce, non era altro che poesia popolare, cioè diciamo un componimento popolare in rima, cantato dalle donne lucane scacciarono anch'esse nel paese di appartenenza i francesi in Basilicata. E quindi però quindi questa poesia che narra invece della ritirata dei francesi fa il paio e diventa un esempio, uno dei primi esempi di poesia popolare politica del Regno di Napoli e per questo è importante.
Bene, Luciano, ci ha detto delle notizie inedite, personalmente non conoscevo, però che confermano le tesi che noi affermiamo da tempo. Non furono soltanto le masse popolari, ma furono anche i nobili, i prelati, ci fu proprio una resistenza a 360 gradi di questa invasione, come tu l'hai chiamata giustamente. Poi ci hai deliziato con questa poesia popolare che è stata veramente eccezionale. Adesso a concludere, Pasquale, concludi come Sì, vuoi, dici le tue conclusioni su questo periodo, su questa giornata che sta finendo davanti a questo PC e soprattutto se c'è qualche altra chicca da darci. io solo per correttezza, prima di Pasquale volevo dire che questo componimento fu pubblicato per la prima volta da Vincenzo Moscardi, quindi insomma è giusto che si dia agli inizi del Novecento, insomma, però è bene ripeterlo perché Repetita Iuvant, è bene ricordarlo perché rappresenta bene l'identità del nostro popolo, insomma. Anche da bruto amante, in Sì, poi realtà, dopo, sì. sì, agli inizi del secolo. E poi, ecco, allora, mi ricollego a questa, sempre a questa satira, noi chiamiamole satire, no? Praticamente io cercavo notizie prima di quel convegno, Claudio, prima del convegno che abbiamo fatto attorno in parte, sul 99, sono andato nelle zone lì di Vigliano, di Sella di Corno, per cercare di recuperare qualche, come dire, ricordo negli anziani. Ho trovato un anziano seduto davanti casa, molto anziano, mi ha detto: guarda, se vuoi sapere qualcosa devi andare a Vigliano, lì nella parte bassa, e cercare un certo Narducci Pietro. E che lui si ricorda tutto, poi aveva uno zio che era prete, sicuramente qualche cosa ti può raccontare. Sono andato e miracolo, lui sapeva a memoria questa satira, gliel'aveva insegnata lo zio prete da bambino, e quindi al convegno l'ha presentata anche lui. Esistono magari qualche aggiunta in più, qualche aggiunta in meno, però da noi la satira ha un valore importantissimo, cioè la satira entra nella vita In delle. tutto il regno, Pasquale, è importante la satira. È Adesso importante, allora, diciamo che era satira politica, in siccome in effetti Europa hanno piantato l'albero della libertà, stanno cancellando pure la satira, anzi già l'hanno cancellata. quindi volevo concludere con questa cosa, quindi omaggiare questo anziano lì di Vigliano, Piero Narducci, che la sapeva a memoria, se ricordi la declamata lì in piazza, perché la Pasquale, sapevano a scusami, memoria. fu quella persona anziana che fece quella recitazione? Sì, quello lì, E sì. allora, guarda, siccome il video l'abbiamo fatto, anticipo ai nostri spettatori che se lo riesco a trovare lo mettiamo alla fine di questo convegno. D'accordo? Perfetto, benissimo, va bene. Perché lui non è che se l'è imparata leggendola da qualche libro, per dire, o da Moscardi o da Bruto Amante, gliel'ha insegnata lo zio, il nonno, eccetera. Ecco, questa è la cosa meravigliosa. Io mi sono commosso quando ho saputo questa cosa, quindi significa che quello fu, come dire, è stato un vulnus, è stata veramente una ferita che ancora è viva, ecco, di questo oltraggio che abbiamo subito come invasione, ma nella memoria del santo nostro protettore, eccetera. Cioè non si può immaginare, non si deve immaginare che si debbano esportare alcune cose mettendo sotto un popolo, una nazione, la dignità di un popolo. Ma la storia si Questa è la. ripete, no? La storia si ripete. Se perciò stiamo sempre attenti, insomma, Hanno esportato e la grazie alle Gioia masse Maria. insorgenti. Perché, Hanno come esportato. diceva chi doveva difenderci non ci ha difeso, perché poi, diciamo, molte autorità, come dire, hanno nella famosa riunione, quella del 12 di dicembre, hanno detto armiamoci e partite. Loro sono scappati, sono andati, come dire, a 180 gradi rispetto al nemico. Il nemico bussava alle porte e loro sono scappati. Il tesoriere è scappato con i soldi, eccetera, sono scappati. Poi quando sono entrate le masse, poi dopo qualche giorno,
diciamo dopo il famoso 3 di marzo, le masse hanno saccheggiato anche, sono andate a saccheggiare gli archivi di Stato del Comune e di Palazzo Margherita. Allora stava lì il preside, le autorità stavano a Palazzo Margherita, il palazzo del Comune attuale, e hanno, come dire, bruciato molte carte. Erano le carte degli elenchi dei piccoli dissodatori, cioè dei piccoli contadini che avevano dissodato un pezzettino di montagna per campare, per vivere, e quindi sostanzialmente hanno fatto giustizia perché c'erano state le usurpazioni e quindi loro erano andati a recuperare dei pezzetti di terra dove seminare per campare. Insomma, ecco, Bene questa è Pasquale, stata come la. ti dicevo prima, la storia si ripete, si è invaso l'Iraq come la Libia per portare la democrazia e ancora Sì. vedete in che condizione si trova. Sì, io diffido Bene, sempre dagli esportatori. c'è sempre un motivo nobile per poter giustificare la violenza e il terrore. Luciano, tu a concludere. Io posso aggiungere che appunto credo che mi fa molto piacere se anche quello che ha detto Pasquale di poter valorizzare veramente questa poesia popolare politica abruzzese del 1799. Io da un punto di vista, nel mio piccolo, sono anche un appassionato di tradizioni popolari e ho fatto degli accostamenti e credo che il termine, allora sono dei versi ottonari. Questo sono, ogni verso è composto di 8 sillabe di questa poesia e anche per l'alternanza delle rime, il nome potrebbe essere, è chiaro che è un'ipotesi un po' da confermare e magari ascoltare anche un interprete autentico può aiutare, quello che a Roma, e ricordiamo che l'Abruzzo del Cipolano e del Leonessano, dell'Amatriciano, guardava molto a Roma, la campagna romana, si chiamavano tarantelle, dei componimenti che venivano detti tarantelle e che erano anche cantati. Io faccio questa, proprio questa sera, faccio questa, diciamo, do questo spunto. E mi riprometto insomma di approfondire il tema, però insomma dalla metrica, e la metrica è sempre l'elemento principale per poter giudicare un componimento del genere, il termine giusto per definirlo è quello di tarantella. E comunque non bisogna pensare, non la tarantella ballata, era proprio una tipologia, ecco, la tarantella possiamo dire che era una tipologia di satira, che veniva chiamato così. Comunque possiamo approfondire magari in altra sede e con altre precisazioni. Luciano, E quindi mi Luciano. riprometto con la mia associazione, si chiama Compagnia degli Zanni, che penso Pasquale, anche Claudio conosce, anche spero a breve pure gli altri ascoltatori, ci siamo sempre ripromessi di metterla in musica, per cui questo componimento e di poterlo rappresentare, e noi stiamo optando per metterlo in musica appunto con secondo la metrica di quello che era la tarantella la tarantella laziale, in questo caso laziale abruzzese, che era diffusa pure nella provincia dell'Aquila all'epoca. Chiaramente. Beh, certo, Luciano, quando si parla di terra di confine, Certo. è tutta una commissione. Poi, tra l'altro, i confini Sì. tra il regno papalino e quello napoletano erano relativi, insomma. Sì, anche Però. perché il compositore, ora io posso fare delle ipotesi anche sull'autore, potrebbe essere stato Felice Martelli di Colle della Sponga, che era chiamato il poeta proprio, che anche lui fu un massista del 1799. Potrebbe essere stato un poeta a braccio del Leonessano e dell'Amatriciano. In entrambi i casi si tratterebbe di persone che frequentavano annualmente, periodicamente, stabilmente la campagna romana per via della transumanza e quindi avevano contatti a doppio filo, insomma, con la capitale dello Stato Pontificio. Luciano, una cortesia, due cose ti Prego. devo chiedere. Mi devi ridire il nome del prete che si vestiva da Pulcinella? Sì, Francesco fatta apposta.
Francesco fatto apposta, che era un soprannome, era proprio il cognome? No, il cognome. E ci dovresti fare un'altra cortesia, perché la vogliamo riascoltare, quella poesia popolare di Antrodoro, Stata riascoltare, è il titolo. Però questa volta scandiscila bene, perché vogliamo sentirla bene. Quando fu all'impredatora, o che passo alla malora, quando furono a Vigliano, se ne ieno piano piano, quando fu alla colonnella, li pigliò la tremarella, quando fu a Rocche Corno, circondati intorno e intorno, e quando furono alle Rutti, glieno fatti vaci tutti, quando furono a Antreoco, ogni montagna fece a fuoco, e quando furono agli Uburghitto, lì glietteno l'olio fritto. E sopra loro nembi di ferro, flutti d'olio ardente e i canti della vittoria. Bravissimo, complimenti. Il titolo? Il titolo in realtà non c'è, glielo dovremmo attribuire d'ufficio noi questa sera, non so, la vittoria degli insorgenti abruzzesi. Credo che bisogna studiarlo bene il titolo, perché comunque ragazzi, mi permetto di darvi dei ragazzi perché siete giovanotti, per quanto mi riguarda l'incontro finisce qui, ci eravamo programmati di fare un'ora, ma come al solito Luciano andiamo sempre oltre, perché poi quando si parla di calcolando che abbiamo messo di dire tantissime altre cose, io voglio annunciare che ci faremo altri incontri parlando del 99. Pasquale, tu che dici? Va bene. Luciano? Sì, facendo dei talk con Pasquale e cercare di mettere insieme questi pezzi per dare un minimo di lettura storiografica, benché sia dal basso e a livello comunitario, cioè di storia locale, per carità, però di far valere quello che abbiamo detto questa sera, insomma, questo, e anche se possibile arricchirlo con altri documenti d'archivio, in maniera che e mettere insieme, cioè, due operazioni sono da fare: arricchire con altri documenti d'archivio magari inediti e mettere insieme le fonti bibliografiche attualmente a disposizione in un unico contesto, ecco, questo è il punto, in maniera che non sia più solamente una storia episodica. Un saluto a tutti, ragazzi. Bene. Grazie per la serata. Ciao. Grazie. Alla prossima. Ciao Luciano. Ciao. Di Sella di Corno, di Vigliano, se c'è qualche vecchietto che si ricorda, questo risale a 15 anni fa, e ho trovato un anziano a Sella di Corno. Mi ha detto: guarda, tu se vuoi sapere qualche cosa della roba antica, ha detto, tagli a Vigliano e ti parla con un certo Pietro Narducci. Piero Narducci l'ho invitato, è venuto, vieni Piero, vieni un secondo, vieni qua, piglia gli occhiali, non desideri, gira qua. Allora lui, poi ho scoperto dopo che lui si diletta a raccogliere storielle, storie e tutto quanto, ha scritto poesie, ritornelli, di tutto, insomma, ha fatto due libri, uno più bello dell'altro. E Piero Narducci, praticamente, gli ho detto: senti qua, vieni, mi dicono che tu sei abbastanza preparato sulle cose antiche delle nostre zone, ma per caso fusci, diciamo in dialetto, fusci sentita tante volte una satira che parlia degli francesi alla pietratura, una cosa di questa. Questa fu una satira, sapete, non è stata scritta dove, è stata scritta quando sono successe le cose, perché è stata riportata da un libro di quegli anni. Tempo quasi reale, impresa diretta con la storia di allora. Lo ha fatto, sì, me la ricordo, io da bambino, da guaranito l'ho sentito. E me l'ha detta così. La poesia non ha un... anzi, buonasera a tutti, scusate. La poesia non ha un titolo, è una cosa detta così. Incomincia. Quando fu all'impredatora, che passo alla malora. Quando fu a Montavigliano, se ne glieno piano piano. Quando fu alla colonnella, gli pigliò la tremarella. Quando fu a Rocche Corno, circondati intorno intorno. Quando furono alle Rutti, gli erano fatti quasi tutti. Quando furono a Andreovo,
ogni montagna fece la loro. Quando fu agli borghetto gli buttarono l'olio fritto, messero il condimento. Bravo, bravo. Ma quello che mi stai domandando è roba antica, ma antica proprio una mare. Hanno passato quasi 100 anni. Padre un buon'anima non era ancora nato. Il nonno mi era ancora guaglione. Il nonno mi raccontava questo, teneva 12 anni intanto. Perché il nonno si chiamava Natalino, perché era nato attorno a Natale dell'86. Intanto stavano proprio sotto Natale, questo era appena fatto, stava per fare 12 anni. Era inverno, scioccava, stava la neve in terra. E loro abitavano a Santiglia, che la razza mia era Loganel. Mo Santiglia non esiste più, è rimasta la macchia a Santiglia. Se tu con vota ci sei passata, ne sa che la macchia, a un certo punto c'è stata tutta una macerata preta, quando si capisce che era una casa. Ma una volta che gli dice che era una casamento dove ci abitava una frega di gente, una casamento bella e rossa, tenevano pure una chiesetta. Io però mi sono visto sempre così, come oggi, prete spallate. Era inverno, scioccava, quante volte mi ha detto nonno, ma a un certo punto cominciava a suonare la campana a raccolta. Intanto la gente stava fatta così. Quando suonava la campana a raccolta, che ci stava in pericolo, usciva dalla casa come stava, stava. Chiappava quello che trovava, una cetta, una runce, una mazza, una preta, col fucile che gli teneva e gli va a vedere quello che stava a succedere. E stava a succedere che se ne arrivava che gli riavere. Gli erano proprio riavere in danno. Proprio la legge dei paterni non la conoscevano per niente. E qui andavano una passone in mezzo a quell'aria, si mettevano a ballare attorno e chi gli era i paterni, sì. Le chiese lo tenevano con bastallo, ci rimettevano i cavalli. E dopo passavano e facevano una striga, accendevano la cenda, appicciavano la casa. Non guai, dopo passavano e facevano guai. E a Santiglia, intanto, ci stava il nome Rossa, ma c'era nonno, ma nome Auto, c'era la forza che teneva, li chiamavano Peppe Ciangone. Il luogo era una specie di... li tenevano tutti a fiducia. Era come se comandava essa, quando stava alla tagata, qualcosa, arrivava, rimetteva pace, comandava. E fu essa che intanto cominciò a suonare la campana perché la chiesetta per chiamare la gente a raccolta. E quando arrivava la gente, la comandetta pure essa, quello che tenevano a fare, e riuscirono a rimandare i francesi a Santiglia non c'entrano, non c'entrano. E ci riprovano, non so quante volte in quegli mesi, non ci riuscirono mai a andare. Anzi, se Peppe Ciangone era fatta una specie di squadra d'esercito, sì, calavano pure a terra, e facendo passare i guai ai francesi, danno, scappando sempre. E poi che la cosa passette, i francesi se ne venne, ma era come... se gli munna era perduta la simmetria, non ci stava più la simmetria che teneva prima, perché in danno non si sa come era successo. L'esercito, che gli aveva, non era servito a niente, erano solo scappati. Se ne erano scappate tutte quante, chi si era scappato e chi si era accordato che gli francesi. Che poi alla fine, quando hanno visto che le cose stavano a girare alla reversa, se ne hanno pendute e se ne raccordate da questa parte. Mo, tutta questa gente teneva una specie di gelosia contro a chi gli
a Peppe Cianconi, l'agente Sandilli, perché alla fine Kiss, senza essere niente, erano riusciti a fare quello che loro non erano stati capaci di fare. Infatti, se tu vi vedi, tu mi sai che non si legge, no? Ma se tu leggessi col libro di chi li hanno scritte, ne hanno scritte parecchie, le hanno raccontate tutte a modo sì. Poi alla fine c'erano stati i generali, c'erano stati i cardinali, i conti, i marchesi, hanno fatto tutti. La gente che intanto si è messa a difendere da sola perché non la difendette nessuno, non sta scritto più a nessuna parte. E che la gelosia è rimasta, non si era appacciata più che la gente. È come se il mondo intanto se fosse rotto, non si era congiato più. Perché poi, così che succede a troppo, passetto con anni, il revenienne una volta, ma quando revenienne tenevano una mise accorda che parecchia gente di qua, e infatti vengenne subito. I chigli di qua che ci facevano a parte, li portavano ritrovando tutta la gente che era combattuta con anni prima e che Sandilli ce l'avevano. Erano preparate un assalto forte, come mi diceva nonno. Ma Peppe Ciangone, che tutto che si era fatto anziano, lo venne a sapere. E fece caricare anche la gente tutta la roba che tenevano. Che gli asini, che gli muli, ingoglie. Se ne viene e si portano tutti. Se ne viene alla montagna. Hanno posto che loro chiamavano la Fennica Pentagona. Boh, a dove era non lo saccio, e mi sa che pure il nome era un nome che si erano inventati essi. Perché nonno e nonna, ma quando lo ricevono si mettevano a ridere. Chissà che significava. E gli francesi quando arrivavano non trovavano niente. E per dispetto viene fuoco a tutto. Un danno che appacciano Sandilli. La casa si spallano e restano allo cì, mise la macchia che ci crescette in mese. Loro se ne viene, cosa detto, alla fine che a Pentagone, il luogo è rimasto parecchi anni. Anzi, qualcuno ci è rimasto finché si è morto. Poi che si erano fatte una simmetria loro a campà, tenevano le bestie. Fatiavano con pezzi di terra e campavano alle cì. Gli anziani stavano sempre loco e gli giovani ogni tanto calavano e venivano a dandrunda ai francesi a terra. Fu alle cì che nonno mi sopportette, nonno ma disse la sposetta. Padre mi luogo è nato, alla fine che Pentagone. Il luogo si muretta e sta ballata Peppe Ciangone. Padre mamma diceva sempre che vuota te ne mai a portare i fiori a Peppe. Ma poi sì, gli imbicci della vita sono mare. Poi state cose che è successo mo, padre mi si è morto. E la fine che Pentagone non sa c'è dove sta. Mi piacesse irci con vota, ma chissà, a due, non sono mai saputo. E che se fu un danno? Fu la gente che si tenette a difendere da sola. E poi, piano piano, questa gente che si difendeva, gli hanno messo questo nome di esso, brigante, che prima non si usava. Scette roppe, scette la seconda volta che venivano. Tutti quelli che non stavano d'accordo con essi, li combattevano e cominciavano a chiamare brigante. Tanto per dire che erano tutti delinquenti. E loro erano quelli buoni. E sì, è ita. A noi perché ci hanno chiamato brigante? Perché è quello che succede a tant'anni.